E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi abbiamo alle spalle un mega mezzo, il 5105 DSTTV, una macchina fantastica, e vediamo insieme come fare manutenzione ordinaria. Quando abbiamo un trattore abbiamo due manutenzioni da fare, quella straordinaria che viene fatta dal concessionario perché è molto specifica, specializzata o altro, e quella ordinaria che possiamo farci noi farmer. Oggi andiamo a vedere su un trattore le cose che possiamo fare noi ogni tot chilometri, tempo, ore di lavoro. Se ti può piacere questo stile di video, questa nuova serie proprio sulla manutenzione trattori in officina, metti un bel mi piace, ma soprattutto commentami qua sotto con hashtag manutenzione. Ho già preparato carrellino con guanti, occhiali e torcia, che è sempre essenziale per andare a vedere bene tutte le parti. Questo Deutz Fahr naturalmente è nuovo, quindi tutti i componenti che andremo a vedere oggi sono puliti, bene precisartelo, però sono negli stessi posti dove li troverai anche tu naturalmente da cambiare o fare manutenzione. Per comodità quindi ora accendo il trattore, me lo porto un attimino davanti e incominciamo a metterci le mani. Partiamo dal controllo dei liquidi. Quindi abbiamo olio del motore, olio trasmissione e il liquido di raffreddamento. Piccolo trucco che molti non sanno: come aprire il cofano. Chiave, andiamo a inserirla, piccola rotazione e dopo si preme. Così si apre il cofano senza andare a rompere la chiave. Partiamo dal liquido di raffreddamento. Prendiamo la nostra torcia, si vede già a occhio nudo. Lo faccio vedere meglio a camera. Abbiamo già un minimo e un massimo. Naturalmente andiamo a giocare su questi due livelli. Se scendiamo sotto andiamo a trovare l'olio del motore, che è questa leva qua. Andiamo a prendere un po' di carta, la nostra leva, la estraiamo. Come nella macchina, con qualunque motore, abbiamo il massimo e il minimo. Ora la reinseriamo e vediamo a che livello è l'olio. Andiamo a controllare anche l'olio della trasmissione che è dietro. Quindi seguimi. Ce l'abbiamo qua dietro, il tappo è questo qua dietro giallo, andiamo a svitarlo, eccolo qua. Anche qua abbiamo naturalmente i nostri livelli, l'olio naturalmente è nuovo quindi è trasparente. Andiamo a vedere il massimo, è questa piegatura qua che vedi, questa lineetta qua, la stanghetta. Dobbiamo averla sempre al massimo. Una volta fatto, controllato, andiamo a reinserirla, la trovi qua. Sarebbe buona cosa ogni 10 ore controllare tutto il reparto liquidi del motore. Ora passiamo davanti e controlliamo i filtri. Passiamo ora ai filtri. Ne abbiamo, diciamo, di due gruppi. Quello relativo al motore e quelli relativi alla cabina. Per quanto riguarda la cabina ne abbiamo due. Quello della quarta categoria, veramente importante perché è quello che ci tutela quando facciamo i trattamenti, e quello a carboni attivi, il classico filtro che troviamo anche nelle nostre autovetture. Filtro motore, partiamo dal prefiltro del radiatore. Con il nostro compressore possiamo andare a soffiare e poi passiamo direttamente, è molto semplice da pulire, quindi è un'azione che si può fare anche quotidianamente. Una postilla, soprattutto sui filtri del motore, va fatta in base anche alle lavorazioni e ai terreni che abbiamo. Se è un terreno molto polveroso, il motore può richiedere anche una pulizia quotidiana. In caso invece il vostro terreno non sia così polveroso, almeno quella settimanale è consigliata. Filtro motore, lo sganciamo tramite queste alette, sono quattro. Andiamo a sganciarlo e accediamo al lato motore. Andiamo a estrarre il nostro filtro. Quando puliamo i filtri, mi raccomando sempre gli occhialini, stiamo parlando di polveri, possono darci fastidio. Andiamo a girare il filtro col lato dell'aspirazione verso il basso. Diamo delle piccole pacchette in modo tale che scenda il materiale. Una volta fatto questo, andiamo a reinserire il nostro filtro del motore. Ricordati
Parti, sinistra, filtro carboni attivi, destra, filtro CAT 4. Sfruttando i miei 2 metri di altezza vado a svitare. Qua siamo sul filtro carboni attivi, ti ricordo, filtro carboni attivi, andiamo a pulirlo ogni 300 ore, cambiarlo ogni 1200 ore o una volta all'anno. Andiamo quindi a sganciarlo senza nessunissimo problema, naturalmente tutto bello pulito. Per pulirlo, classico compressore, si soffia, anche qua stiamo attenti sempre, prima regoliamo la potenza del compressore, dopo andiamo a pulirlo. Parlando del filtro CAT 4, un filtro molto importante perché non agisce tanto sul trattore ma agisce sulla nostra salute, infatti è il filtro, come ti dicevo, quello che viene usato per i trattamenti. È un filtro costoso, proprio per questo c'è la sua attivazione all'interno della cabina. Quando facciamo i trattamenti lo attiviamo, quando li facciamo lo spegniamo in modo tale che il filtro possa durare di più. In questo caso è proprio la macchina a dirci quando va cambiato. Il pulsante CAT 4 è questo qua, quindi schiacciandolo si attiva. Se lo rischiacciamo si spegne. Già che siamo in cabina, e qua ti consiglio ancora nuovamente, oltre ai guanti, di mettere sugli occhiali, abbiamo sopra la testa il filtro della cabina, che è questo qua. Anche qua ogni 300 ore lo andiamo a pulire, 1200 si cambia, oppure una volta all'anno si cambia comunque. E poi ci sono i controlli generici, quelli ai pneumatici e alle parti in movimento, che naturalmente vanno ingrassate. Per quelli naturalmente utilizziamo il migliore controllore che c'è, l'occhio. Come se notiamo delle perdite sotto al trattore, andiamo a indagare quale potrebbe essere il problema. Le parti in movimento da ingrassare sono tutte segnalate da dei tappini rossi, quindi molto facili da trovare. Per poi tutte le informazioni varie, ti ricordo che in ogni trattore c'è il libretto di uso e manutenzione. Quello fa fede su tutte le tempistiche e soprattutto dove andare a trovare tutte le varie parti. Questo era il video di manutenzione ordinaria del Deutz Fahr 5105 DS-TTV. E tu fai la manutenzione del tuo trattore? Scrivimelo qua sotto nei commenti. Farmer, questo video si conclude qua. Spero che vi sia piaciuto questo primo video di manutenzione in officina. Se ti piace questo video e vuoi altri video del genere, scrivimelo qua sotto. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao!